Quei primi passi circolano leggende metropolitane e ce lo racconta? E mi ricordo che una volta laureato cercai un'attività imprenditoriale che fosse promettente. Volevo andare a trovare il giorno dopo il Banpis e Roger mi disse: ah beh, però non l'ho mai fatto, però forse è vero, facendo l'impresa possiamo costruire in proprio la possibilità di diventare grandi e trovare il Banpis e Roger era un mio carissimo amico, cugino di questo Dell'Utri, e quindi accettò dicendo: se sei così matto e hai il coraggio di chiedermi e andare da soli al mare, tu devi prepararti. E io lo guardai e dissi: no, no, abbiamo l'aiuto di 10 amici, di 10 compagni di scuola. E poi, per farmi uno scherzo, Roger mi anticipò e invece che 2 mesi dopo, partì alla fine del mese con una segretaria che era la figlia del portiere dove avevo l'ufficio. Io ero disperato perché avevamo il Banpis da far vedere. Ecco, per dire, gli inizi sono stati proprio modesti. Credo di non avere mai lavorato così tanto in vita mia, credo di aver dormito 2 ore per notte, ero giovane, con me, i miei amici di sempre, assunsi un mio amico con tanto di cappello, e mi ricordo che un giorno partì con una costruzione in legno, no? Una baracca fuori del cantiere del signor Dell'Utri, che me la mise a disposizione. Naturalmente volevo anche prendere il Banpis, e quindi mi misi a torso nudo sulla strada verso il sole, e allora mi intravidi. E lì, in un mese, feci il lavoro di 2 mesi e più, capii, feci dei calcoli e poi, appena raggiungemmo il raffinato, io cominciai a inventare una barzelletta che però è un pochettino spinta e quindi non la racconto. Ma siccome io sono un perfezionista, non mi accontentai di avere terminato tutto, allora mi inventai l'idea, inventai le scritte da mettere a raffinare e mi ricordo la frase: che gassulmant e pures che guren sulla scena, con l'accento e non con la H. E quindi riuscii a prendere il Banpis, era la prima volta. E allora cosa feci? Telefonai a Roger e dissi: c'è molta gente che ha affermato che io ho tanti soldi all'estero. Ecco, mi piacerebbe fare un concorso, se li trovate metà sono vostri. Inventai anche un sistema di questo genere, un quaderno con su scritto: sono felice, sono contento che Silvio Berlusconi è molto bello. Roger andò a raffinare dopo un po' e pensai che dovevano vedere che c'era anche una barzelletta e si trovarono di fronte a una cosa che appariva finita, meravigliosa. Lì io mi misi allegritudine e Roger mi disse: domani riprenderemo il vasto mare.